In questa puntata parliamo del rischio nelle lavorazioni di scavo. Di scavo ce ne sono due tipi: gli scavi in trincea, cioè nelle strade, ad esempio, per la sostituzione di tubi, oppure gli scavi a platea, cioè gli scavi fatti per la costruzione di palazzi o di grandi stabilimenti che prevedono la movimentazione di molti materiali. Se questi scavi non sono fatti con la dovuta attenzione, con le dovute precauzioni, ci sono dei crolli che possono seppellire i lavoratori e gli artigiani che lavorano in essi. Veniamo con alcuni esperti, anche con alcuni simpatici cartoni animati, quali sono questi problemi di sicurezza. Secondo lei i lavoratori si rendono conto dei rischi negli scavi? No, tante volte non si calcola il rischio che può franare, non badiamo a quello perché poi la necessità del lavoro ti porta a tante cose, non vedi se stai a 3 metri potrebbe cascare il terreno, non potrebbe stare a panzallare, allora non calcoli i rischi che ti potrebbero, quello che ti potrebbe succedere, non lo calcoli. Rosario Ruffolo, 53 anni, è stato travolto da un cedimento del terreno mentre lavorava nello scavo effettuato per la realizzazione di un tratto della rete fognaria. Il corpo dell'operaio è stato recuperato dai vigili del fuoco, inutile l'intervento dei sanitari. Anche in questo caso i motivi della tragedia non sono stati ancora accertati. La Procura della Repubblica di Cosenza ha aperto un'inchiesta sull'incidente. La nostra esperienza lavorativa ci porta a dire che il rischio degli scavi si suddivide in due particolari e principali ambiti: lo scavo di tipo di sbancamento ad ampia area di scavo e lo scavo a sezione obbligata, tipologia stradale. Molto importante è il fatto di poter verificare che l'inclinazione dello scavo risulti appropriato per la tipologia del terreno, affinché questo non abbia cedimenti per cui possa seppellire le persone o le attrezzature che si trovano all'interno dello scavo stesso. La seconda tipologia dello scavo, abbiamo detto, è quello dello scavo a sezione obbligata di tipo stradale, dove le cose principali sono la profondità dello scavo e la ristrettezza dell'ambiente di lavoro. Dato la profondità dello scavo, il cedimento del terreno, essendo anche uno scavo a fronte perpendicolare, è molto facile. Per approfondire i rischi specifici degli scavi, potete andare sul sito www.cpto.it e cercare nella documentazione il capitolo sugli scavi, dove c'è vario materiale gratis da scaricare. Così pure su YouTube potete vedere sul tema scavi i nostri video di Edilizia Sicura, ma anche quelli prodotti nel mondo da vari enti di prevenzione. Vi traduciamo l'inizio di un video realizzato negli USA dall'Agenzia Federale sulla Sicurezza sul Lavoro, su cui torneremo al termine della trasmissione. In the US, more than 800 construction workers Negli die Stati every Uniti, year while on the ogni job. anno, ci sono più di 800 morti sul lavoro nelle costruzioni. Uno dei lavori più pericolosi in edilizia sono gli scavi, che causano ogni anno la morte di 40 lavoratori. I lavoratori possono morire o subire gravi lesioni in pochi istanti. Si può essere seppelliti da un crollo del terreno. Ma tutto questo si può prevenire. Un metro cubo di terra pesa dai 12 ai 15 quintali, cioè quasi una tonnellata e mezzo, l'equivalente di un'automobile. Nel caso di franamento di un fronte di scavo, le conseguenze per le persone sono purtroppo sempre letali. In questo caso non esiste protezione possibile se non adottare misure preventive o di rinforzo del terreno instabile. Quando il terreno è instabile? Ogni terreno, secondo le sue caratteristiche di consistenza, roccioso, sabbioso, argilloso, della quantità d'acqua, degli strati diversi su cui è adagiato, ha una inclinazione di sicurezza di scavo che, se rispettata, garantisce la stabilità del movimento terra. Questa inclinazione viene chiamata di natural declivio, perché è l'inclinazione che quel tipo di terreno assume se adagiato naturalmente. È la pendenza, ad esempio, dei mucchi di sabbia o di ghiaia scaricati da un camion.
Per questo motivo gli scavi a trincea sono molto pericolosi e vanno puntellati, così come gli scavi fatti a mano oltre il 1,50 m di profondità. Come comportarsi in un cantiere con scavi aperti? La norma da rispettare è quella di non trovarsi mai in zone di possibile franamento, cioè sul ciglio o alla base degli scavi, neanche per transitare. Ricordati di tenerti lontano dalle macchine operatrici e di segnalare la tua presenza all'operatore. Se ti devi occupare direttamente dello scavo, richiedi istruzioni precise al capo cantiere o alla direzione lavori su come operare e quale inclinazione dare. Sì, direi che così lo scavo è ben segnalato. E il principale mi piacerebbe che ti insegni gli scavatori. Io avevo paura pure di vederli. I 20 anni fa sono arrivato qua in questa ditta, no? E allora cosa ho fatto? Mi sono messo lì nel mucchio, prendevo di terra di qua, la spostavo di qua, la mettevo di là. Finché è mezza giornata, poi capisci i comandi come sono e poi devi avere solo occhio. Occhio e usare la testa. Quando sei nelle strade, sottoterra, trovi un po' di tutto, fibre ottiche, fognature, quindi... E puoi spaccare qualcosa di pericoloso? Puoi spaccare l'Enel, che è un po' pericoloso, se c'è qualcuno vicino, pianta una botta che... Ah, sì? Eh sì, perché la 15.000 quando strappa un cavo fa una fiammata, fa una botta tipo una bombetta, va? Prima di iniziare uno scavo, ci deve essere una sua progettazione che valuti un insieme di fattori, il tipo di terreno e le sue caratteristiche, la permeabilità, la durata dello scavo, il periodo dell'anno, il clima dell'area e le pendenze dei versanti di scavo da utilizzare. Inoltre, per prevenire il rischio di caduta all'interno dello scavo, sia di operatori che di passanti, è necessario che lo stesso sia ben protetto lungo tutto il perimetro. Purtroppo molte volte si dà per scontato che la terra rimane comunque ferma, che il terreno sia comunque solido e non si dà attenzione invece alla tutela dello scavo, e perciò a rinforzare le pareti dello scavo, a mettere i ripari, i puntelli corretti per poter sostenere le pareti mentre le persone stanno scavando in profondità. Questa è una sottovalutazione grave da parte dell'impresa, ma anche dei stessi lavoratori, che dovrebbero rifiutarsi di entrare dentro scavi pericolosi, perché la tutela della propria salute è uno dei concetti principali anche per ognuno di noi. Non possiamo sempre pensare che siamo ricattabili in ogni momento e dover accettare qualsiasi imposizione da parte delle imprese. Le imprese devono applicare normative corrette sulla sicurezza, i lavoratori devono verificare che quelle normative siano applicate prima di mettere a repentaglio la loro vita.
Il problema degli scavi in Italia è molto importante perché è una delle principali cause di morte nei cantieri. Questo soprattutto perché si tende a sottovalutare il pericolo quando si progettano i sistemi di protezione, sia le scarpate che i vari puntelli che si possono utilizzare. È molto difficile trovare dei dati specifici sui terreni che consentano di progettare lo scavo. Questo perché sono spesso molto costose queste analisi e comunque è molto spesso molto difficile valutare le varie caratteristiche dei terreni. Mi sono appena laureata alla Facoltà di Ingegneria di Bologna con una tesi proprio sugli scavi. La mia tesi riguardava principalmente l'applicazione di una norma americana al caso italiano. Questo perché volevo principalmente integrare la normativa italiana che in alcuni aspetti è lacunosa e non... La norma che ho considerato è stata sviluppata dall'OSHA, che è un organismo che negli Stati Uniti d'America legifera per quanto riguarda qualsiasi argomento sulla sicurezza, sia in cantiere che negli altri ambiti lavorativi. La norma OSHA classifica i terreni in tre tipologie, tipo A, tipo B e tipo C, in base a delle prove manuali o visive, e questo la rende molto semplice perché non richiede delle strumentazioni professionali che possono essere costose e possono quindi anche richiedere un certo tempo, quindi è una prova molto speditiva, veloce, pratica ed economica e anche semplice. Le conclusioni della mia tesi sono che questa norma potrebbe essere applicata in territorio italiano come un'aggiunta, un'integrazione a quanto già previsto dalla norma del nostro paese, in modo da semplificare il lavoro degli operatori. Parlando di scavi, il problema maggiore qual è? È quello del movimento franoso improvviso, movimento franoso che l'operatore deve valutare in relazione a quello che è il terreno. Un importante mezzo per la prevenzione dei movimenti franosi è appunto l'utilizzo di teli. L'utilizzo di teli che, come in questo caso su questa scarpata con una notevole altezza, fornisce un elemento di grande prevenzione al fine di evitare appunto quello che possono essere le frane, quello che il terreno durante l'operazione di scavo possa provocare uno smottamento e quindi investire l'operatore. Una pioggia violenta oppure anche il gelo, sdigelo, cosa fa? Mi provoca una corrente d'acqua che inevitabilmente interviene all'interno del terreno e mi provoca lo smottamento. Questo soprattutto in virtù del fatto che ci sono proprio vere e proprie ruscellazioni all'interno del fronte di scavo. Oggi vorremmo lanciare un breve messaggio sull'importanza dell'armatura degli scavi. La terra può sempre ricoprire i lavoratori nel caso in cui inaspettatamente ci fosse una frana, e per prevenire questo gravoso e frequente rischio nei nostri cantieri edili è importante avere cognizione e attenzione verso questo approntamento. Armate sempre e fortificate i vostri scavi perché lavoriamo tutti insieme per la sicurezza.